È cominciata ieri la settimana dell'Avellino che porterà la sfida contro il Foggia, una partita da sempre sentita che porta alla memoria gli episodi spiacevoli del match di andata che costeranno il divieto di trasferta ai tifosi pugliesi. Sarà una squadra, quella allenata da Mario Somma, galvanizzata dal terzo posto raggiunto e dai due risultati pieni conseguiti dall'arrivo del nuovo allenatore. Non c'è stato quindi il contraccolpo psicologico dopo le dimissioni di Gallo, anzi il Foggia continua ad andare forte e vorrà approfittare del momento nero dei lupi. Rastelli ha perso anche Auriletto per squalifica, Canutè sarà ancora out, così come Aia e Dall'Oglio, che procedono con i rispettivi recuperi. Il rebus sin da subito sarà il modulo. Con il 3-5-2 non sono arrivati i risultati sperati né contro la Virtus Francavilla né a Catanzaro, nonostante un buon primo tempo. L'assenza poi in difesa di Auriletto costringerebbe Rastelli a schierare dall'inizio Sottini, 2002 ancora non visto all'opera e che di certo non avrà i 90 minuti nelle gambe. Potrebbe essere questo il motivo di un ritorno al 4-3-3, che però dovrebbe avere a disposizione il miglior Trotta o gettare nella mischia di Gaudio dal primo minuto. Tornerà Tuncarà, che potrà essere utilizzato come jolly offensivo, mentre Russo è una certezza. Disponibile Rizzo dopo il fastidio al ginocchio, sarà una settimana importante anche per il pieno recupero fisico di Casarini, non al meglio al Ceravolo. Serviranno tutte le forze disponibili per tirarsi fuori da un momento nerissimo e mettersi al sicuro, scacciando via i fantasmi della zona play-out, distante per il momento 5 punti.